Benvenuti in questo nuovo episodio l'operazione rovina matrimoni, quindi cominciamo subito. Bene ragazzi, luce verde, facciamo l'appello. Pronto, in posizione. Sono carico. Anch'io sono pronto, e se falliremo sarà stato uno sforzo degno di lode. Non ci dimentichiamo di Jenkins. Ok, ci siamo tutti, andiamo. Penelope e Harry contano sul tuo lavoro ai piani alti per entrare. Dovrebbero essere davanti alla porta principale. Sì, sì, lì è quella porta. Prego. Apre la porta una signora. È davvero un cavaliere. Mi rispetti, madamigella. Ragazzi, voi state bene? Sicurezza è elevata. Sì, siamo a posto. Ti devi muovere se vuoi esserci al rendezvous con Panda King e lo sciamano. Sai che non manco mai agli appuntamenti. Qual è il piano? Secondo le mappe, uno dei computer di sicurezza sta in fondo alla stanza, sotto la statua del dragone. Dovrei poterlo distruggere con l'auto radiocomandata, sempre che non trovi nessuno dei soliti laser di sicurezza. Soliti laser di sicurezza. Questa è bella. Adesso l'ho capita. Eccoli qua il laser. Merda. Ok, riproviamo. In giochi. Sono abbastanza veloce. No, di qua non si alza. Ok. Non ancora. Adesso. Beh, sono entrato. Perfetto. Vedi meglio. Un bel dragone, c'è che dire. Il computer, ora devo solo sparare. Dovrebbe farcela. Il laser della porta dovrebbe essere spento. Devono avere un altro computer o qualcosa del genere. Eppure ce ne doveva essere uno solo. I nodi della sicurezza sono ancora attivi. Se il secondo computer si attiva, noi non entreremo mai. Penelope, se ho imparato qualcosa nella mia carriera, è che quando un piano incontra dei problemi, si torna sempre alla regola d'oro. Sì, e qual è?
Rompi tutto! Tu hai ragione. Se riesco a distruggere i nodi della sicurezza prima che l'altro computer sia online, quel laser dovrebbe disattivarsi. Parliamo meno e rompiamo di più. Non ho molto tempo. Così sono d'accordo. Ma di quello, potevo farlo prima, metti fino a qua. Ecco, avevo pronunciato tutto. E da te è disattivato, eh. La risposta! Quella due! Posso... Ma che solo uno! Il tesoro del drago. Sembra una porta a trappola a doppia leva. Tienti pronta, io ci sono. Al mio tre. Uno, due, tre. Dragoni! Ci penso io. Ok, proviamo ancora. Uno, due, tre, ancora al tre. Uno, due, tre. Ecco fatto. Sì, siamo dentro. Cosa vedi? Meraviglioso? È un bottino immenso, ma le fondamenta sembrano a pezzi, molto instabili. Marry, Zhao si dirige verso di voi. State arrivando col tesoro. Ci pensiamo noi? Attenta Penelope, mi tuffo a bomba! Non mi sembra una buona idea. Oh oh. Ecco appunto. Chissà che guaio avrà combinato. Io rispetto sempre i programmi. Panda King e lo sciamano sono in posizione sotto il palazzo. Entra, così possono cominciare con le esplosioni. Va bene. Beh, facciamo... Questo dai. E poi vedremo come è andata a Marley Penelope. Speriamo che lo facciano con stile. Ok ragazzi, sono qui sopra. I vasi attorno a te fanno parte di un'antica tecnica di sicurezza cinese per scoprire i ladri sottoterra. Se scaviamo un tunnel, faremo tremare tutto il palazzo. Capito, se un vaso si rovescia, fa scattare l'allarme. Esatto, non farli cadere. Io mi metto nelle tue mani, Sly Cooper. Salveremo Jin King, te lo prometto. Avedà, avedà. Lo sciamano ha ragione, cominciamo lo spettacolo. Ok, non volevo fare cadere i vasi. Non sarà facile se sono così tanti. No. No, no, no. Va bene, saltare. No. Correre. Sì. Cavolo, non l'ho notato. Guarda, guarda, devo concentrarmi. Concentrazione.
Concentrati. Per un pelo. Senti, Bentley, tocca a te. Attira Carmelita davanti al palazzo con la telecamera a Corrompino. Le ho lasciato un biglietto da visita, sono sicuro che lo vedrà e verrà dentro. Poi dovremo imbrogliarla, giusto un po'. E mantieni la posizione sulla piattaforma, sta per arrivare il tesoro. Grazie Carmelita, devo solo rotare la telecamera fuori al pino, esattamente là. Ok, dov'è? Che sfiga. Vabbè, almeno è poi vicina. Oh, ma non mi rompete. Perfetto. Ehi, sozzone! Sto dicendo a te! Ehi, attento! Sono qui! E che cavolo? È vicina. È uno Spider-Man. No, non è facile, eh? Che cavolo.
e vai. Cooper! Ah, certa gente si vanta anche quando se la dà a gambe. Oh, padre mio, mi hai salvato dal generale Zhao. Stavo perdendo le speranze ormai. Sì, figlia mia, sei salva. Muoviti, Sly, hai compagnia. Bentley, inizia il piano segreto Alfa. Sai, quello dove mi travesto da generale Zhao e rubo la sposa durante la cerimonia. Sì, fai in modo che ci sia tutta la banda. Ok, ora mi dirigo al rendezvous. Passo e chiudo. Sly Cooper e i suoi piani segreti. Chi è questa sposa che gli interessa tanto? Beh, non è il solo che sa giocare ai travestimenti. Regalerò a lui e alla banda un matrimonio eccezionale. Non lo dimenticheranno mai. Sei cascata in pieno. Strani rumori hanno disturbato la mia meditazione. È proprio la vigilia del mio matrimonio. Non preoccuparti, mia sposa, niente impedirà al nostro amore di sbocciare, neanche quei maldestri tentativi di fuga. Beh, forse in mezzo allo splendore del mio tempio dei tesori, io dirò a concentrarmi di più nella meditazione. Voi ragazzi, Jin King, dove siete? Siamo al furgone, aspettiamo il tesoro per scappare. Murray, Zhao viene verso di voi, a che punto siete col tesoro? Ci pensiamo noi! Attenta Penelope, mi tuffo a bomba! No, aspetta! Oh, oh! Appunto. Ok, gente, mandatemi giù il tesoro col paracadute, sono pronto! Famiglia distrutta. Mai ho subito un oltraggio simile. La pagherete. Beccati questo, Zhao. Ho distrutto il tempio e ora ti distruggerò la faccia. I Cooper non scherzano. Non puoi colpirmi. No, davvero? Attento, Bentley! Arriva la cassa del tesoro! Ricevuta. Di pietra nel tempio, io vi invoco. Dalla pietra alla carne, aiutategli Pao nell'ora del bisogno. Ah, perfetto, lo vediamo contro un drago adesso. Non male che solo uno. Per tutte le crostatine di fragole. No! Lasciami andare! Ah, il potere degli Pao è grande in questo luogo. Sly Cooper, il mio lignaggio è superiore al tuo sotto ogni aspetto. Il nome della famiglia non c'entra, ma il modo in cui gli fai onore. Sly, sto bene. Sono finito su uno di quei fuochi per il matrimonio. Sly, aiuto! Colpisci questa cosa così mi lascerà andare. Beh, si sentiva questa lucertola un po' troppo cresciuta. Thank you.
Secondo piano, grazie. Che bello volare! Mi stai schiacciando! Sette più su, volo! Ragazzi, mi sono un pochino stancato di sentire salire, sinceramente. E voilà. Beccati questo. Geronimo! Maledetto drago. Sistemato. Se ce ne andiamo, mio eroe. Cooper, vinto lo stesso. Nel mio rubato il tesoro è bloccato il dragone. Ho ancora la mia foca. In verità no. Bene, il dragone è stato sconfitto e adesso via. Subito. Bene, l'operazione è andata a buon fine e adesso godiamoci il filmato. Il generale Zhao ha avuto il matrimonio che voleva tanto, tutto come da programma. Solo la sposa è stato uno shock. Proprio. Anche Carmelita era un po' contrariata, anche se penso che non le sia dispiaciuto arrestarlo, dopo tutti i guai che aveva combinato con i suoi non morti. Da quel che so, gli abitanti del posto sono stati felici di vederlo andare via. Abbiamo lasciato Jin King. Panda King ha insistito dicendo che lì sarebbe stata al sicuro e che lui doveva saldare il suo debito con la banda. Io ero ancora diffidente, ma di sicuro le sue capacità ci saranno d'aiuto. Non c'è bisogno di dire che abbiamo fatto onore ai bassi fondi di Shanghai. Che ladri saremmo se rinunciassimo a simili divertimenti. Bene. Ecco un nuovo acquisto, Panda King. E qua è tutto. Quindi al prossimo episodio in Pirati dei Caraibi. Ciao!